Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2015, vivere la città, capitolo 2, locali, discoteche, cinema. Non sono tipo da discoteca, lo dico subito, per cui vi è il dente, vi è il dolore. Locali in estate sono tipo da andare magari in un pub con gli amici a bere una birretta o, insomma, passare un pochino il tempo così, ma certamente non da fare questa cosa tutti i giorni, da andare a tirare alle 4 del mattino, non fa per me. Mi piace rilassarmi, non mi piace dover fare i tour de force, quindi c'è sicuramente questo, e comunque io non sono tizio da venerdì sera, io sono tizio da sabato sera, perché il sabato mattina lavoro e giro il vlog, quindi da anni e anni io lavoro il sabato mattina, per cui non esiste per me il venerdì sera, e sono un commerciante. Ma tralasciata questa piccola situazione, cinema. Cinema in estate non significa semplicemente andare a vedere l'ultimo film pieno di effetti speciali dell'ultimo regista uscito ieri, ma anche può significare cineforum, può significare proiezione all'aperto, può significare, non so, Festival del Cinema di Frontiera, si tiene a Marzamemi a fine luglio, è certamente un momento interessante per accostarsi al cinema. E comunque può essere un modo di passare una serata con gli amici o anche da solo, piuttosto che stare in casa sul divano davanti all'aria condizionata. Beh, si sta sulla poltroncina del cinema davanti all'aria condizionata, ma si può stare anche in piazza, dai! E può essere anche un modo, appunto, di guardare qualcosa, guardare un film, guardare un o un film sperimentale, ma anche l'ultimo film uscito dell'ultimo regista, qualcosa di leggero, giusto per passare una serata in piena tranquillità. Almeno questo è quello che faccio io in estate. E voi che cosa fate? Siete per i locali, siete per la birreria con gli amici, o siete per la discoteca, o siete per il cinema, o preferite casa e aria condizionata, o piuttosto andare a passeggiare in piazza, anche se in questo periodo andare a passeggiare in piazza significa farsi sbranare dalle zanzare. Non lo so! Ditemelo sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, anche questo vlog si è concluso, vi ricordo di fare pollice in alto se vi è piaciuto e di condividerlo con gli amici, trovate i bottoni sotto al video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e soprattutto potreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, grazie per essere arrivati sino in fondo, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!